Terza pagina, Milan Chan, la storia del Milan, le sedi del Milan. Molto spesso abbiamo mandato in onda sul canale alcune immagini in bianco e nero del primo Gianni Rivera. Il primo Gianni Rivera aveva avuto come sede del Milan quella di Via Andegari 4. Noi siamo proprio qui. Altro grande cortile del centro milanese, pochi passi dalla Borsa. Via Andegari è stata la sede del Milan dal 1955 al 1962. Siamo sempre con Luigi La Rocca. Luigi, io ricordo fin da ragazzo che la sede del Milan era già evidentemente in Via Turati, ma sentivo sempre ricordare due luoghi del Milan, Via Andegari e Piazza Sant'Alessandro, dove c'era il Circolo Milan, dove venivano venduti all'epoca i biglietti del Milan. Spesso Carlo Pellegatti ci ricorda che qui in Via Andegari, ad esempio, venivano Lidl, veniva Schiaffino, si ritrovavano qui i giocatori, non erano a Milanello, non c'era Milanello, non erano a Milanello in ritiro, venivano qui prima della partita e poi tutti insieme andavano a San Siro a giocare. Anche per questo che c'è un alone storico particolare su questa sede di Via Andegari? Beh, certamente anche questa qua molto, molto centrale, è proprio dietro la scala, il collegamento con la scala del calcio è, diciamo, la Palissiano. I tempi non sono quelli di oggi, naturalmente la sede era proprio il luogo di ritrovo della squadra, del team. Non c'era ancora il ritiro prepartita come lo intendiamo ai giorni nostri, non c'era ancora Milanello che venne costruito proprio verso nel 62, venne inaugurato proprio in quell'epoca lì. Era, diciamo, anche questo una location della famiglia Rizzoli, che era il presidente dell'epoca. E naturalmente qui sono transitati tra i più grandi campioni degli anni 50-60, Schiaffino, Lidl, Marivera e tutti questi grandi personaggi di livello mondiale. Mentre il Milan trasferiva la sua sede da Corso Venezia a Via Andegari, dove ci troviamo, nell'estate del 1955, per la precisione nel giugno del 1955, il Milan giocava questa partita. La vediamo non con le immagini ma con il biglietto che proprio Luigi La Rocca, storico rossonero, ci ha fornito. Una partita contro la Honved, la grande Honved, così come è stata ricordata da sempre sui libri della storia del calcio mondiale. La Honved di Puskas, la Honved di tanti grandi campioni. Perché questa dell'estate 1955 la ricordiamo come una partita simbolica, Luigi? Ma è una partita veramente importante. L'Honved in quegli anni era ritenuta, come potrebbe essere a livello cestistico, gli Harlem Globetrotters di qualche anno fa. Era la squadra invitata in tutto il mondo perché giocavano i giocatori più importanti di quell'Ungheria che perse poi la finale del 54 dei mondiali in modo un po' curioso, per usare un eufemismo. E naturalmente è una partita che anticipa quella che poi fu la rivoluzione, insomma la rivolta del 56 di Budapest, in cui poi la Honved, proprio in funzione del fatto che giocava molte partite all'estero, rimase come squadra fuori dai confini patri e da cui l'epopea di questa formazione veramente importante e famosa. Ecco, i prossimi grandi campioni del Milan verranno presentati in Via Aldo Rossi 8, al Portello, a Casa Milan, e di questi naturalmente ci occuperemo in futuro. Però la storia dice che il suo primo vero contratto da professionista con il Milan, Gianni Rivera, l'ha firmato qui, in Via Andegari 4, a pochi passi dalla scala. Te le immagini la scena? Sì, sì, Luigi? Ma la so molto bene anche questa cosa qui, perché avevo parlato molto prima della sua morte qualche anno fa con Luigi Cina Bonizzoni, che era l'allenatore dello scudetto del 57, del 59, scusa, che fu l'allenatore che provinò proprio Gianni Rivera. Gli fece il provino. Gli fece il provino nella questa partita sul campo di Linate, dove praticamente giocò, e fu l'unica volta in cui Gianni Rivera giocò con Juan Alberto Schiaffino.
e Bonizzoni disse che Schiaffino, visto questo gioiellino in campo, corse proprio in sede a segnalare all'allora vicepresidente Gian Gerolamo Carraro e a Rizzoli. Corse qui in sede, le mirabilie qui, in via Andegari 4 corse, dove ci troviamo noi adesso. Proprio Schiaffino corse qui in via Andegari per segnalare le mirabiglie di questo giovane campioncino alessandrino Gianni Rivera. E quindi questo era quello che in via Andegari 4. Noi adesso lasciamo la Scala, lasciamo la Borsa, lasciamo il Duomo, lasciamo il Castello Sforzesco, dove siamo arrivati fino ai primi anni 60. Andiamo in Corso Venezia per fare prima un passo indietro e poi un passo in avanti, perché in Corso Venezia, in due sedi distinte, fra il Civico 32 e il Civico 47, il Milan è tornato a vincere lo scudetto con il Greno lì, quando il Milan nel 1951 torna a vincere lo scudetto 44 anni dopo, la sede rossonera è in Corso Venezia, e poi c'è un'altra sede in Corso Venezia, quella successiva alla conquista della Coppa dei Campioni a Wembley nel 62-63, una delle ultime sedi rossonere prima di Via Turati. Amici di Terza Pagina, amici di Milan Channel, siamo usciti dalla ristretta cerchia del Duomo. Nella sua circolarità a livello di sedi sociali, il Milan torna ad avvicinarsi, almeno in linea d'aria, all'Hotel du Nord nel quale è stato fondato. Noi in questo momento ci troviamo in Corso Venezia 32, qui a Palazzo Invernizzi. La sede del Milan è stata operativa dal 1949 al 1955. Qui, in questa sede, alle nostre spalle, Corso Venezia 32, il Milan ha ricevuto i primi telegrammi di congratulazioni per la conquista del quarto scudetto, lo scudetto del Grenoli, lo scudetto 1950-51, Luigi La Rocca. Esattamente, cioè che poi dal punto di vista storico questo è il primo scudetto, cioè la prima volta che il Milan appone sulle proprie casacche il simbolo della vittoria del campionato, cosa che per i primi tre titoli non era ancora prevista. Diciamo che finalmente viene rotto questo tabù grazie alla lungimiranza anche del presidente Trabattoni, che finalmente subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale decide di ricostruire un Milan che abbia uno spessore, che possa rinverdire i fasti dei pionieri, e finalmente arriva lo scudetto grazie soprattutto alle gesta del Grenoli, il famoso trio svenese, e finalmente sulla sponda rossonera del Naviglio arriva il primo scudetto, come lo intendiamo noi ai giorni. Ecco, mentre naturalmente questa settimana il Milan ha iniziato l'era di casa Milan al Portello, noi rievochiamo a Terza Pagina tutte le gloriose sedi rossonere. Qui, lo ripetiamo, Corso Venezia 32, Palazzo Invernizzi, il grande cognome Invernizzi, diciamo pure il casato degli Invernizzi, ha a che fare con il Milan, ha a che vedere con il Milan, ha legami con il Milan, certo, Luigi? Certo, infatti Achille Invernizzi, che era il presidente della Invernizzi e della Galbani, perché diciamo Galbani è un marchio della famiglia Invernizzi, fu presidente del Milan nel 1939 e probabilmente rimase legato agli ambiti rossoneri e forse affittò un'ala di questo palazzo per la sua squadra del cuore. Qui in Corso Venezia 32 il Milan ha la sua sede, lo ripeto, dal 1949 al 1955. Poi vai via Andegari. Noi in via Andegari ci siamo già stati nel corso del nostro speciale, nel corso della nostra edizione di Terza Pagina. Ma il legame del Milan con Corso Venezia non finisce con il 1955, perché noi fra poco saremo davanti a Palazzo Castiglioni, sempre in Corso Venezia ma al 47, dove c'è stata un'altra sede del Milan. Qui dunque fino al 1955, poi via Andegari dove siamo già stati, e noi proseguiamo nel nostro cammino, ci stiamo ormai avvicinando inesorabilmente a via Turati e subito dopo a casa Milan.
Abbiamo attraversato Corso Venezia, abbiamo attraversato la strada e da Corso Venezia 32, dove il Milan ha avuto la sua sede fino al 1955, poi via Andegari fino al 1962, il Milan qui torna. Attenzione, quando e come torna? Dopo via Andegari il Milan ha altre due sedi. La sede del 1962-63, la vittoria della prima squadra italiana in Coppa dei Campioni a Wembley contro il Benfica, in quel caso la sede è in via Donizetti 25. L'anno dopo, con la fine, ahinoi, della presidenza Rizzoli, la sede rossonera si sposta in via Serbelloni 5. La via Serbelloni oggi è comunemente ricordata per essere la via dell'abitazione del presidente dell'altra squadra di Milano, Moratti. Lì il Milan ha avuto la sede due anni, guarda caso, in via Serbelloni, non fortunati. Poi nel 1965-66 il Milan approda qui. Alle nostre spalle c'è Palazzo Castiglioni, oggi c'è l'Unione del Commercio di Milano. Corso Venezia 47, Palazzo Castiglioni, questa nel 1965-66 è l'ultima sede del Milan prima di via Turati. Luigi La Rocca. Sì, esattamente, cioè praticamente in quegli anni lì c'è un po' di maretta nel Milan dopo i problemi che aveva sofferto il presidente Riva. C'è una sorta di gestione da parte dei vicepresidenti, tra cui Sordillo e la stessa famiglia Carraro, della società, e probabilmente ancora una sono alla ricerca di una sede più consona per la squadra, e quindi questa qui è probabilmente solo una sede di passaggio, anche se un palazzo veramente prestigioso, ma non, nell'ottica non era ancora una sede definitiva. Quindi diciamo rimane per poco tempo in attesa di trovare pronto una sede definitiva che avverrà sotto la presidenza di Luigi Carraro con il passaggio dietro i giardini via Palestro in via Turati. Sì, diciamo fanno parte la famiglia Carraro, bisogna dividerla in due tronconi, perché c'è quella di Gian Gerolamo Carraro, che non ha niente a che vedere con quella di Luigi e Franco Carraro, sono due realtà completamente diverse, anche se probabilmente entrambe di origine veneta e padovana. Il Gian Gerolamo Carraro era il genero di Rizzoli, mentre la famiglia Carraro, quella di padre Luigi e Franco, è una realtà completamente diversa, anche se anche loro erano conosciuti nell'ambito milanista essendo soci della società di vecchia data già dagli anni 50.